Allora, ecco diciamo, il televisore che ho costruito, montato nella sua prima versione per la prima prova. Prima versione costruita praticamente con tutte cose ritrovate in laboratorio, quindi non è stato acquistato nulla se non il LED. Allora, LED che sarà quello poi responsabile di creare il flusso luminoso che viene scansionato dal disco di Nipkow per ricreare l'immagine. D'ora in avanti lo chiamerò semplicemente lampadina. Allora, questo è il disco, è inserito all'interno di un sandwich, che praticamente il telaio era proprio questo, e questo qui sotto rimane il supporto. Sono due fogli di compensato, semplicissimi. Qui c'è l'asse. Qui ho fatto un foro per vedere lo stroboscopio del disco di Nipkow, che funziona semplicemente con la luce di casa, che siccome funziona a frequenza 50 Hz, se il disco gira a 750 giri al minuto, vedremo praticamente un'immagine, anche se sfocata, ferma e non una cosa che gira in un verso o nell'altro. Se gira così è troppo veloce, se gira così è troppo lento. Allora, di qua c'è il buco dove compare poi, dovrebbe comparire l'immagine vera e propria. Qui non si vede, ecco, si vedono un po' i buchi che passano. Adesso ovviamente non c'è luce perché non c'è nessuna emissione in questo momento, è spento. Ripeto, l'ho fatto con tutto quello che ho ritrovato. L'unica cosa che sono andato a reperire è questo LED, che è un LED COB, preso da una lampadina frontale molto economica. E qui già ho fatto il primo errore, che non è il fatto di aver preso questa tipologia di LED, suppongo, ma vi parlerò a seguire dell'errore grossolano che ho fatto. Allora, procedo per tentativi, un po' come fece Bayer dall'epoca, no? Del resto, motorino alla fine, dopo tante prove di tutti i motori che avevo in laboratorio, ho preso questo, che è un motorino di un alzacristalli elettrico, di una, suppongo, di una Panda. È stata tolta la parte del riduttore, segata, che mi è servita per creare il supporto. Buono questo perché ha un albedino da 4 mm, che è andato bene per la boccola di calettatura del disco che ho utilizzato, che è una boccola del Meccano. E quindi bene. Oh, questo è un amplificatore di stereo di una coppia di casse da computer. L'avete visto già in un precedente video, prima di aprirlo. L'idea era quella di utilizzare uno dei due canali per pilotare direttamente il LED. LED che è eccolo qua collegato, vediamo se ci riesco, ok. Qui, e qui andrei a collegare praticamente uno dei due fili dell'amplificatore. Nei segnali che ritroviamo in rete, generalmente sono segnali stereo e il segnale video sta sul canale sinistro. Questa è giusto così, una nota di aggiuntiva, perché sul canale destro poi ci mettono in certi casi l'audio. Boh, non funziona, e vi faccio vedere adesso mentre parlo l'immagine che ho recuperato, e vi faccio vedere il confronto con il pattern che gli ho inserito come segnale. Lo vedete adesso sul video sopra, ovviamente in sovrapposizione, mentre parlo. L'immagine non è venuta bene, perché penso per vari motivi. Uno, allora, il problema primordiale è la stabilizzazione della velocità del disco. È difficilissimo. Con questo reostato che ho recuperato, che è da 100 ohm, non si riesce ad avere una misura precisa, una posizione precisa per la stabilizzazione della velocità. Ci sono riuscito, ma con notevoli difficoltà. E non è costante. Vediamo perché l'immagine fluttua. L'altra cosa chiaramente è che devo andare in sincronismo
Io utilizzo la parola telesincronismo due volte per due cose fondamentalmente diverse. Una è il sincronismo di velocità, nel senso che la regolazione della velocità deve essere a 750 giri al minuto e deve essere precisa. L'altra cosa, quindi dovrei dire più precisamente la velocità del disco. L'altra cosa invece è il sincronismo perché praticamente il buco, la posizione di questo buco che gira deve essere pari a quella dell'altro lato quando è stato generato il segnale. Quindi quando passa il puntino della riga 1 deve passare anche nell'altro disco, la riga della puntina, della, il puntino della riga 1 e via discorrendo. Quindi dovrà essere il movimento dei due dischi, questo e quello che ci sarebbe stato dall'altra parte che ha creato il pattern, devono girare nella stessa identica posizione, allo stesso numero di giri. Un testo che è recuperato in rete di vari esperimenti descritti col televisore di Baird dice di praticamente frizionare leggermente con il dito mentre gira il disco per portarlo al sincronismo. Ma in questa situazione, se io friziono leggermente il disco, comunque sia, poi c'è una fatica a ritornare alla velocità giusta, quindi non è un sistema attendibile, diciamo. Torniamo a parlare del segnale video che praticamente, come potete vedere, non è un granché, anche se si vede qualche cosa. Il segnale non riesce, anche quello che esce da qui, non riesce a pilotare bene il LED. E c'è un altro problema di fondo: il LED è di per sé un raddrizzatore e il segnale che esce fuori dall'amplificatore è un segnale con andamento sulle due polarità, no? Giustamente. Cosa che non va bene. Noi dobbiamo mettere praticamente un bias che ci porti a 0,3 volte, dai 0,3 volte in su il segnale che va verso il LED e metterlo nella polarità giusta del LED. Altrimenti il LED chiaramente non ci farà vedere un bel niente oppure ci toglierà parte del segnale. Quindi quello che vedremo, come state notando, è qualcosa di molto poco chiaro. Quindi diciamo, dovremo procedere con qualcos'altro, facendo già delle modifiche, prima di tutto sul pilotaggio del LED, forse anche addirittura sul LED stesso, lampadina come dire si voglia, e sul discorso dell'alimentazione del motore. L'alimentazione che al momento viene fatta con quell'alimentatore là da 4,5 volts, che poi in realtà sarebbe un caricabatterie di qualche telefono, non so che cosa, mentre invece l'alimentazione dell'amplificatore avviene tramite USB e il segnale arriva tramite questo jack direttamente dal mio cellulare, dove io ho scaricato i vari pattern e appunto il livello di uscita appare insufficiente per accendere poi bene il LED. Quindi dobbiamo ricominciare praticamente da capo, ferma la base, probabilmente fermo il motore perché gli sarebbe un delirio ricominciare da capo, ma dobbiamo andare a vedere qualcos'altro. Sicuramente, prima di tutto, nella parte luminosa, quindi amplificatore, LED, eccetera, eccetera. Una cosa che aggiungerò al prossimo giro è un altoparlante, perché comunque mi farà comodo, prima di tutto per fare i test, di per sentire il segnale se c'è o meno e un'altra cosa poi per l'eventuale audio. Chiacchierata un po' lunga, però gli esperimenti si fanno anche con i fallimenti e si va avanti anche per fallimenti e quindi ho condiviso anche questo fallimento.